Io andavo alle pecore, mio marito con quelle degli agnellini più importanti, io con quelle pecore meno importanti, con le colline lontano, lassù. Io mi chiamo Gregorio di nome e Langiotti di cognome. E non sono nato ieri, sono nato 75 anni fa. Comincia a diventare pesante. Adesso per esempio questo lavoro è diventato un martirio. Sotto sono arrivato, ieri mi sono affacciato a Punta Cafogna dove sta la croce, le pecore un po' più sotto, però ci sono io, poi sono chiamata pure mia moglie. Io mi sono portato, ecco, mi sono portato papà quando tenia 5 anni, come no cano, era come no canuzzo. Dici la bugia, tenevi 5 anni, era una cosa, e quando stai, ecco, ti sembra piagne, perché vabbè, allora ne stavamo tanti, ne stavamo, perché sotto, ecco, ne stavano pochi, ne stavano, e il giorno facevamo facevamo pure a pallone, loro se ne andavano con le appascolare le pecore sopra, e noi eravamo ragazzini e abbiamo fatto le porte qua sotto a Fonte Pazza, ci mettevamo a fare pallone. Prima ci venivamo con i somari, con i muli, prima, ma 40 anni fa. Poi ci sono venuto con gli trattori. Appresso gli trattori, ecco, sono venuto con questa. Ecco, con la forestata, con la G. La campagna romana ci andavo quando tenevo 4 anni, 5 anni. Mi appicca la connella di mia nonna, che era, tenia 5 anni, 6 anni. Io sono fatta la prima elementare, la sono fatta a Carano, la sono fatta. A Ostia, anzi, poi pure a Ostia al Mare. Compravamo le tenute e andavamo giù da settembre, verso il 10 di giugno, tornavamo qua e le pecore le siamo sempre portate qua. Questa è stata sempre la capanna nostra. Così. Questo stazzo io qua tengo 65 anni. Ecco, almeno ci sono stato 60 anni. Qua. I miei figli sono signori, danno la cravatta. Uno sta all'esercito. Stefano, sta all'esercito a Bologna, so 6 anni. E Vincenzo, io grosso, sta a lavorare alla Saite Avezzano. E qua io sto da solo con meno cani, i cani e le pecore. Una cosa che non vale più niente. Le pecore non valgono più niente. Se tu vendi 20 pecore, o vendi 20 pecore, non trovi uno che se le compra. Questi io perché le tengo? Ce l'ho perché, come te posso dire, è da nascita, è una cosa ereditaria, però se posso trovare a venderle adesso che discendo, me le vendo. Arrivederci suonatori, pure le pecore, finisce. Non è che te le sei stengati per davvero. E chi se le compra non lo so chi se le compra, se no lo sa che te faccio. Lo sa che faccio. E faccio rimanere qua. Ci abbasso la rete e le faccio mangiare i lupi tutte quante. Chi se le faccio mangiare i lupi. E alla stalla giù non le riporto più niente. Una volta che non valgono più niente, la gente è tutta signora, lo mangia tutti quanti alla scrocca. Questo che non vale. E allora che facciamo? Ci mettiamo tutti la cravatta e ci andiamo agli cose. Ci andiamo alle cose, alle fabbriche. Ma tutte alle fabbriche ci andiamo. Perché adesso stanno i padroni che questi che sono un po' più grossi di me, che ce n'hanno un po' di più, tengono questi extracomunitari, i romeni, i cosi, i slavi, che cavolo tenno, a costo che gli pagano e ce le vanno a pascolare. Però quando che tu sei ridotto a pagare uno di questi,
alla fine degli anni se ti escono 10 euro, in modo di 10.000 euro, te. E te se la danno a mangiare i cosi, gli slavi, gli romeni, e i romeni, gli slavi, come cavolo si chiamano, e allora tu di queste pecore che te ne fai? Sì, a queste sono 200, vedi? E sono fatte bene, queste sono le meglio pecore che stanno dentro l'Italia, te lo dico io. Queste guarda uno e guardali tutte, sono 200. Quando che queste a me mi sono, per esempio mi hanno date 15.000 euro di soldi, no? Da bacchi. 15.000 euro mi si pigliano romeno. E allora che cavolo stengo a tenere a fare queste? Lo granturco, lo fieno, è imbazzimento di me. Che le stengo a tenere a fare? Oh, se queste se le mangiano i lupi, venite così da me le ripaghetti, voi e io governo. Faceva la terra, i contadini, più che mai è questa la vita. Io c'avevo le pecore, una bella morretta di pecore, insomma, un centinaio di pecore, dico, ma che ci vado a fare in Germania? Sto qua a casa, sto con la famiglia, con la moglie, con i figli. E sono tirato avanti. Si mangiava roba selvaggia, roba tutto quanto che si trovava nella terra, mele, uva, insomma, tutte cose. Fighi, tutto quello che si trovava per la campagna, eravamo come le capre. La mandorla sopra la mandorla, la vedevi, forza di sassato, la calavi e la mangiavi. E mo' invece rimangono per le piante. Sta la grascia, tutta un'altra. I soldi allora non ci stavano. Prima le quaglie, tante quaglie di sti giorni, sentite, di cinquettate, cos'è. Mo non so più, se ne senti qualcuna, forse le butterrao e poi non le vedi più. Con le falciatrici, con le trebbie, con le cose, le. Le starne volevo dire, ma sono venuto in mente, le starne. Ma ce ne stavano parecchie, vabbè, ma sono tanti cacciatori. Anche le starne erano belle, no? Per 25 anni dal 69 al 95 sono stato a Roma, lasciai subito ste pecorelle che stavo qui la montagna 26 luglio nel 69 e mi chiamarono la Fiat, allora lasciai ste pecore, l'ho vendute. Dopo 25 anni, dopo un mesetto, mi sono rifatte le pecore, è la passione questa, che sennò qui proprio sono solo sacrifici. Leggo qualche altro giorno, anno, non lo so. La fortuna mia che mi hanno chiamato subito alla Fiat e sono imparate tante cose, ecco. Subito appena sono arrivato mi sono messo in mezzo alla politica, al sindacato e via, sono andato e conosciuto e sono girato a parecchie manifestazioni a Napoli, Pisa, tutte le parti andavo io, ecco, perché che ne so, ci nasce col cervelletto. E ha detto, se no sempre fisso con queste pecore, da ragazzo giovane con la famiglia, non andava. Solo questi grossi capitalisti, tu mi stai a fare interviste perché io mi sento, questi grossi chiappano due slavetti, li mettono sotto, li comprano 1.000 pecore, questi pigliano dallo Stato, prendono lì e vanno, se no che dovai? E se racconto la vita mia, la questione, mo io racconto la vita tutta quanta. Sono del 32, a 8 anni, in piena guerra, mi cominciarono a mandare con le pecore. E qua era tutto seminato, e c'era il grano da tutte le parti, adesso sono tutte spine. Nel 40 mi cominciarono a mandare con le pecore, a 8 anni. Ci andai fino a 17 anni, e fino a 40-57. Poi il 57 cominciava con la legna. Da queste parti non c'era niente da fare, non i lavori erano tutti fermi dopo la guerra. E allora se volevo avere qualche lira dovevo andare a fare la legna. Io me ne andai a Mete, non avevo 20 anni ancora, me ne andai a Mete alla tenuta di Santo Spirito a Maccarese. Ci dava 1.000 lire al giorno.
un litro di vino e un chilo di pane, però poi ci dovevamo pure mangiare, con le 1000 lire ci restano 700 lire. E poi nel 59 andiamo da Germania fino al 67, 37 anni. E da noi il clima è migliore, perché là era carico di dolori, perché là, a parte che il clima è più umido, e poi al torno dove lavoravo c'era una miscela acqua e olio, c'aveva la parannanzi, però quando si spezzavano i giuccioli si sbattono sempre, e stavi sempre con le mani bagnate, e il clima era quello che era, e i reumatismi si stanno a mangiare. Poi tornato in Italia, questi reumatismi in certo qual modo sono spariti. Siccome poi le bestie sono cominciate a sparire, la gente anziana moriva, la dava a Modesto, la dava a qualcun altro, allora c'era il pagliaio pieno, disse, ma compro 4-5 pecore e ce le faccio mangiare. Mia moglie mi disse, ma che ci fai con le pecore? Comprate 4 caprette. E comprai 5 capre. E sarei diventato pastore una volta. E quelle partivano d'ottobre pure settembre, insomma, secondo come era la stagione, pure perché qua pure quando faceva quelle secche, come si faceva, se ne andavano sotto, che ci stanno i medicai, che chiamavano l'erba america, praticamente l'erba america che qua non si usava ancora, ma là sotto la campagna romana già ci stava. Noi andavamo verso la campagna romana, invece Celano e l'Aquila andavano, sì, quelle andavano in tavoliere. Qui siamo tutti su. Però a Roma i primi tempi si portavano pure col treno da Cappelle. E quello è stato nel 59-60. Papà per esempio ci è andato, quello c'è stato la prima della guerra, insomma è arrivato fino al 50-60 è stato. Tutti gli anni andavano a piedi, andavano verso Lunghezze, Castel Romano, insomma quelle parti là andavano. Tutta la campagna romana, perché quelle erano tutte tenute, come ti posso dire, quest'anno compravi qua, doppio padrone, è facile, arrivava Naro, se la compravi e tu ti dovevi spostare all'altra parte. No? Secondo del branco che ci avevi ti affidavano la terra, capito? La montagna, ci sta tutto, ci sta. Guarda, non si sente un'anima, è un deserto. Do una mano a mio padre perché io faccio l'autista come mestiere, però ci piace, siamo di famiglia, quindi è più un hobby allevare le pecore, non è che non ci rincresce tanto, capito? Ma queste non vengono appena che escono, vai, vai, forza, vinco! Perché come ti ripeto, questa è una montagna che era senza acqua, quindi dovevano scendere dalla montagna e andare a bere al fontanile, poi la mattina ripartivano e andavano sopra. Era una vitaccia brutta. Primo, stanno intorno a 16.000 pecore qua a forme, proprio alle forme.
e ognuno ce n'avevano, io più poco ce n'aveva 500, io più poco che piccolino. E mo hanno finito tutto. Ma ha finito tutto, ok. Ma nel circondario penso alla Marsica non ci staranno più le pecore, giusto qualcosa ce l'hanno, ci sta. Castellet del Mondo è rimasto della provincia dell'Aquila, ancora forte proprio. Ma che ce ne, quanti ce ne sono? 7.000 ce ne sono rimasti. Disse coso, come si chiama qui? Cappadocia pure ne stavano parecchi, pure. Erano, come dicono, eh. Però il più paese impopolato di pecore era Rocca di Mezzo. Rocca di Mezzo ce ne stavano tante, 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 migliaia e migliaia, ma dopo tutti i grossisti. Io più poco ce ne avevo 2.000. Madonna. La mattina anticipavo il pranzo e facevo uscire le pecore. I ragazzi stavano aiutando tutto mio marito, perché ce n'avevamo tantissima campagna, non era poca come adesso. Io riscendevo, facevo il latte, facevo da mangiare, arrivavano tutti, si mangiava e ognuno prendeva il suo lavoro e si ripartiva. Mi anticipavo pure la cena nel frattempo che stavo qua quel pochino. E poi la sera le pecore erano tante, il formaggio era tanto. Due pezzi la sera e due la mattina. Oh, per carità, quanto lavoro! Allora, quando stavo a mia dalle prime rane, era Luigino piccolo. Io gli davo il latte e si partiva con la somara. E a volte pure il cesto in testa e con le mucche davanti. Me lo ricordo. A forca, con le mucche e col cesto in testa. Era così, si doveva lavorare. Io per sbrigarmi prima alla stalla prendevo il latte a tutte le pecore. E quando arrivava mio marito, però questo era un periodo, quando arrivava mio marito io il latte già l'avevo preso, me ne ritornavo su e cominciavo a fare, si guagliava, si doveva il formaggio. Quando i figli poi sono cominciati a diventare un po' grandicelli, allora certo la domenica non li potevi condannare con le cose, no? Con le potevi condannare con le pecore, no? Allora si portavano, dato punto, alle colline nostre e le portavano e se ne riscendevano, poi io si mangiava tutti quanti, i ragazzi, sa, volevano uscire, la domenica già era un po' grandicelli e io andavo alle pecore. Mio marito con quelle degli agnellini più importanti, io con quelle pecore meno importanti, delle colline lontano, lassù. Amante bella chida fosse tu. Grazie.